Non era mai accaduto un disastro del genere, un incendio di questa portata, e molte città rischiavano alle falde del Vesuvio di essere rase a suolo, distrutte dalle fiamme. Ja som Michal. Ak dôjde k núdzovej situácii, napríklad k prírodnej katastrofe, ktorú nedokáže zvládnuť zasiahnutá krajina sama, koordinačné centrum v Bruseli zabezpečí pomoc od iných krajín EÚ. Dňa 12. júla 2017 Taliansko požiadalo naliehavú pomoc v boji proti lesným požiarom. O niekoľko minút som kontaktoval program EÚ pre satelitné pozorovanie Zeme a dostal som mapy danej oblasti. In Italia servivano altri aerei antincendio boschivo. Eravamo a corto di risorse, intanto le fiamme lambivano molti dei comuni intorno al Vesuvio. Occorreva decidere immediatamente, molte delle vite umane erano a rischio e dunque abbiamo deciso di attivare il meccanismo europeo di protezione civile. Mi chiamo Lucia e lavoro per i GEOS nel programma Copernicus della Commissione europea di osservazione della Terra che fornisce informazioni basate su dati satellitari. Non appena saputo degli incendi, abbiamo acquisito informazioni e immagini satellitari delle aree danneggiate vicino al Vesuvio, creando mappe che abbiamo condiviso immediatamente con le persone coinvolte nell'emergenza, compresi i piloti degli aerei francesi. Je m'appelle Eric, je suis pilote bombardier d'eau. L'été, nous sommes en alerte à 30 minutes. En juillet 2017, nous avons décollé pour intervenir sur des feux dans la région du Vésuve. Durant deux jours, de l'aube au coucher du soleil, nous avons survolé les villages de la région, en particulier celui d'Ottaviano. Sono Luca, onorato di essere il sindaco di Ottaviano. Quando circa 24.000 concittadini si sono risvegliati tra le fiamme, è stata una vera fortuna avere avuto il supporto dei canadesi francesi. Grazie alla cooperazione dell'Unione Europea siamo riusciti praticamente ad evitare un disastro per le nostre famiglie, per le nostre case e per la nostra gente. Bello, eh? Wow! That's impressive. Grazie, grazie. Benvenuto. Grazie, ci avete salvato. Ci avete salvato il territorio, ma ci avete salvato la nostra gente. Grazie davvero, grazie.